Dal capoluogo ai centri della provincia è in corso per molti modenesi gli ultimi acquisti prima della notte del giorno di Natale. Come da quasi 2 anni a questa parte, il mondo del commercio e della ristorazione modenese si sta adattando con grande sacrificio alle festività accompagnate dall'emergenza Covid, con regole sempre più stringenti. Regole, nella stragrande maggioranza dei casi, pienamente rispettate. Dobbiamo dare atto a tutti i commercianti della grande correttezza nel rispetto delle regole dimostrate ormai in quasi 2 anni. Premiare questo sforzo è giusto anche scegliendo acquisti e prodotti locali nei negozi delle nostre città, afferma Marvi Rosselli, direttore generale di Confesercenti Modena. Quello che ci auguriamo, ed è il progetto della campagna che anche quest'anno stiamo facendo, è che si scelga di comprare locale, si scelga di privilegiare innanzitutto il territorio. Ma non solo per fare i buoni, che comunque a Natale ci sta, ma intanto per avere una buona esperienza d'acquisto, perché in realtà quando compriamo qualcosa per qualcuno che ci è caro, cerchiamo veramente normalmente di qualcosa di qualità, qualcosa su cui possiamo avere anche un consiglio, qualcosa che poi ci dia, nel caso ci sia qualche problema, un'assistenza successiva alla vendita. Queste cose le troviamo nei negozi, non le troviamo nelle grandi piattaforme che portano le risorse fuori dal nostro territorio, non danno lavoro qua e non danno identità alle nostre città. Un Natale super controllato dalle forze dell'ordine, con attività rafforzate soprattutto nei centri storici. La stretta anche sui Green Pass ha portato anche a multe pesanti per esercenti e clienti per mancato scorretto utilizzo, ma in generale la percentuale di chi trasgredisce alle regole è minima. Se guardiamo le nostre piccole attività commerciali di servizio, nella gran parte si sono comportati in modo esemplare, cercando di rispettare le norme e di non reagire con rabbia ad una situazione complicata, ma di essere positivi. La gran parte delle persone si è resa ottemperante alla verifica degli obblighi di legge. Ovviamente si spera nel senso di responsabilità da parte di tutti e nel rispetto della legge da parte di tutti quanti.